Buongiorno a tutti, come al solito. Ma inizio facendovi una domanda. Siete di umore depresso o disforico? Soffrite di insonnia ultimamente, di irritabilità, frustrazione o rabbia, di stati ansiosi, difficoltà di concentrazione, irrequietezza, bradicardia? Non preoccupatevi. Sono semplicemente sintomi da astinenza da DPCM e quindi il nostro adorato Presidente del Consiglio ha pensato bene di, come dire, darci l'opportunità di far sparire questi sintomi velocemente. Bene, questa introduzione serve per parlare, per introdurvi appunto al DPCM del 18 ottobre 2020. DPCM che introduce delle innovazioni al DPCM del 13 ottobre, sempre del 2020. Le vediamo velocemente, così insomma cerco di non annoiarvi troppo. Prima innovazione, quella che ha creato anche molte polemiche, tant'è che è stata modificato il testo proprio stanotte, è quella che prevede la possibilità di chiusura al pubblico dopo le 21 di strade o piazze nei centri urbani, anche perché, viene a dire, fuori dai centri urbani la vedo dura, dove si possano creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso ed deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private. Inizialmente era stata data questa facoltà ai sindaci che appunto si sono assolutamente ribellati perché giustamente non vogliono la patata bollente. Adesso non è definito a chi spetti la competenza, quindi la patata bollente è lì che aspetta di essere presa in mano da qualcuno. Mi viene da dire che potrebbero essere appunto comunque i sindaci a farlo, potrebbe essere il presidente della regione, potrebbe essere forse anche il presidente del consiglio addirittura. Mi sembra un po' esagerato, ma no, fondamentalmente credo dovrebbero essere i sindaci o eventualmente i presidenti della regione. Però nel silenzio della norma, diciamo così, tutto è possibile. Tralascio gli aspetti organizzativi e di controllo di situazioni del genere che, insomma, vabbè. Una altra innovazione che dice per quanto riguarda i dispositivi di protezione, possono essere utilizzate anche le mascherine di comunità, si erano mangiati là anche, l'avevano trasformato in un'esclusione, per cui hanno messo che adesso possono essere utilizzate anche le mascherine di comunità. E poi viene precisato nel comma quinto, che viene appunto modificato, che è l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, quindi rimanendo sul generico. Che si aggiunge, quindi non l'uso delle mascherine, ma l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, che si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio, che sono e hanno comunque una valenza, scusate, di priorità il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani. Altra innovazione, quella che riguarda la pratica sportiva. Non mi ci perderei più di tanto perché alla fine, cioè, non credo che avremo cioè, significativi interventi, insomma, da parte nostra. Sono comunque consentite, è ancora consentita l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto, che sono consentite però solo in forma individuale e non sono consentite, quindi sono vietate gare e competizioni.
Sono sospese inoltre tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico amatoriale. Quindi tutto lo sport amatoriale non può assolutamente gareggiare. Okay? Possono fare diciamo, gli allenamenti esclusivamente in forma individuale, ma sono vietate le gare. Bene. Altra novità, le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo sono consentite dalle 8 alle 21, quindi limitazione degli orari. Ovviamente sempre rispettando i protocolli, questo ormai lo sappiamo a memoria, per cui non mi ci soffermo. Altra novità di rilievo, sono vietate le sagre e le fiere di comunità. Cosa siano un posto e fiere di comunità non è chiarissimo. In Emilia-Romagna, ad esempio, noi abbiamo una legge regionale che regolamenta l'attività fieristica. Da questa legge regionale vengono escluse, per esempio, le manifestazioni di interesse tipicamente locali, quali le sagre paesane, le feste patronali e le iniziative folcloristiche locali. Per cui mi verrebbe da dire, sono queste. A me verrebbe da dire di sì. Potrebbero essere anche le fiere come individuate e definite dal decreto legislativo 114 del 98? Ecco, è un dubbio che ho, nel senso che non hanno chiuso i mercati, vietare le fiere di tipo, diciamo, puramente commerciale. Se sono garantite tutti i sistemi di sicurezza in vigore già anche per i mercati, ad esempio, la vedo un po' complicato. Stiamo a vedere se uscirà insomma qualche circolare. Purtroppo, come dire, l'utilizzo dei termini quando si ragiona a livello nazionale e quando si ragiona invece poi a livello di normazione regionale, non sempre, insomma, non è sempre semplice, diciamo così, non c'è sempre la coincidenza perfetta dei termini e quindi ci sono dei margini di interpretazione. Vabbè, restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale, ma ovviamente con adozione di protocolli, questo insomma, lo sappiamo già, e ovviamente sempre con la stella polare della distanza di almeno 1 metro, che deve essere comunque garantita sempre e comunque. Sono sospese invece tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza. Questa mi sembrava, cioè, è un'aggiunta assolutamente inutile, perché quelle distanza. Tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli ovviamente in vigore e a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico, quindi meno pubblico per tutti, insomma, si potrebbe dire. Ok? Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo, vabbè, motivi particolari che inducano a decidere diversamente. E è fortemente raccomandato anche che le riunioni private avvengano in modalità a distanza. E va bene, ci sta, insomma. Poi ci sono una serie di prescrizioni per le scuole che però salto, direi, possiamo saltare nel nostro caso a pie pari per andare invece a dare un'occhiata alla lettera EE. Perché cosa ci dice? Che le attività dei servizi di ristorazione, fra i quali come sempre si ripetono bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, sono consentite dalle 5 sino alle 24 con consumo al tavolo e con un massimo di 6 persone per tavolo e sino alle 18 in assenza di consumo al tavolo. Ovviamente rimane sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto sempre delle attività,
delle normative igienico-sanitarie sia nel momento della produzione e confezionamento che in quello del trasporto, e questo insomma, lo sappiamo già. Quello che invece è stato modificato è la ristorazione per asporto solo fino alle 24 e comunque sempre col divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Quindi ristorazione per asporto fino alle 24. Boh. Dopodiché tutti possono riprendere alle 5 del mattino. Ovviamente si riprende che ci deve essere il rispetto dei protocolli, vabbè, e questo lo sappiamo già. C'è infine un inciso che insomma, probabilmente è un po' infelice, almeno per me, che recita: è fatto obbligo per gli esercenti di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti. Dato che questo segue la ripetizione, perché di fatto è una ripetizione, che è relativa al fatto che le attività di mense e di catering continuativo su base contrattuale che garantiscono distanza di sicurezza possono continuare a lavorare, non è chiarissimo, almeno per me, se questa prescrizione dell'obbligo del cartello con il numero di persone ammesse contemporaneamente valga solo per le mense e il catering continuativo o valga per tutti gli esercizi. Anche qua vediamo un attimo se arriverà qualche chiarimento. Mi viene da dire che potrebbe valere anche per tutti, insomma, potrebbe avere un senso che valga anche per tutti. Rimangono comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento del carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali, negli aeroporti, ma sempre ovviamente con l'obbligo di rispetto della distanza di 1 metro. Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite, ma ovviamente sempre nel rispetto dei protocolli. Insomma, anche questa è una cosa insomma, che è abbastanza chiara, insomma, abbastanza scontata. Così come resta fermo lo svolgimento delle attività inerenti ai servizi alla persona già consentite in base al DPCM del 26 aprile 2020. Quindi non sono state toccate tutte le attività dei servizi come estetisti, parrucchieri, centri benessere e queste cose qui. Per il momento questi non hanno vincoli di orario o di chiusura se non quelli dati sempre dal rispetto dei protocolli. E va bene. Si ribadisce ancora norme igienico-sanitarie da rispettare, ma apertura per servizi bancari, finanziari e assicurativi, attività del settore agricolo, zootecnico, di trasformazione, insomma, le solite cose. Poi ci sono delle modifiche per quanto riguarda i trasporti, ma lasciamo stare. Giusto due cose per concludere, ma proprio finali. Queste disposizioni si applicano dal 19 di ottobre, cioè da oggi, con l'eccezione di quanto previsto dall'articolo 1,1 lettera D numero 6, che si applica invece dal 21 ottobre, ma che riguarda le scuole, quindi insomma, non interessa a noi. Chiudo ancora una volta salutando tutti però voglio chiudere con un ricordo triste, perché oggi ricorre il terzo anniversario della morte di un collega che si è suicidato. 3 anni fa, appunto, un collega di Bella Reggia Marina, Attilio. Lo ricordo ancora con affetto, insomma, come un amico. Voglio condividere, insomma, questo ricordo con tutti voi. Alla prossima.